Ciao Corin, come stai? Quanto tempo? Da piccoli ricordi quanto tempo? Ci si vede casualmente, ma è sempre un piacere con un bacio, un abbraccio che non scorderò. Non vedo i tuoi da una vita, sono un disastro. Ricordo la merenda di tua mamma alle 4. E Matteo, come stai? Eravamo così vicini, nel piano di sotto a giocare ai soldatini. Passa il tempo, non si indebolisce l'amicizia. Passerò a trovarti al surf per una pizza, una pausa, sigaretta e due parole, un po' di sogni. La magia più candida che han solo i tuoi occhioni. Dai co, devo andare, ma ci sentiamo. Lasciami il telefono che poi ci scriviamo. Salgo sul treno, la guardo e mi chiedo, chissà quando ci rivedremo. Ti ho più visto, m'è arrivato un mess che ancora non capisco. C'è scritto un incidente, non si sa niente. Forse l'ho letto troppo velocemente. C'è scritto un incidente, non si sa niente. De me vediamoci, è accaduto ingiustamente. Sono da Mirko, l'atmosfera è deprimente. Cos'è n'è andata, ma rimarrà per sempre. Cosa dici, non è lei? L'ho vista ieri, stavamo parlando di viaggi e di pensieri. Mirko, fa paura lo sguardo che vedo. Vado a casa adesso, io non ci credo. Lei non risponde ai mess, niente da fare. Un sabato qualunque, ora è data che fa male. Co, parlami, dimmi quando il tuo ritorno. Ma la notte è silenziosa ed io non ho sonno.